Buongiorno, siamo in compagnia del professor Stefano Di Girolamo. Professore, buongiorno, è sempre un piacere Buongiorno. averla con noi. Siamo al Policlinico Tor Vergata di Roma e parliamo di apnee notturne. Apnee notturne che è una problematica che colpisce moltissime persone, molto spesso uno non ne è consapevole. Cerchiamo di capire esattamente che disturbo è, a cosa è dovuto. Sì, giustamente, molte volte i pazienti non lo sanno. Vengono a noi per motivi banali, tipo il mio partner si lamenta che durante la notte è russo. Oppure altre parlando di varie patologie, dicono non respiro con il naso, poi ho sonnolenza durante il giorno, quindi ho colpi di sonno durante la guida, cioè piccoli segnali che ci devono far accendere un campanello d'allarme, cui facendo delle domande un pochino più specifiche si riesce ad evidenziare che le apnee notturne ci sono e vanno scoperte, cioè soprattutto, cioè quello che è il problema fondamentale è che vanno identificate ed è una patologia molto molto poco conosciuta e rappresenta un problema sia di tipo giornaliero, nel senso appunto la capacità di concentrarsi durante il giorno e si tira dietro una serie di patologie associate come l'ipertensione, le aritmie cardiache, una serie di problematiche, e sia da un punto di vista sociale perché espone a dei rischi. Per esempio nella guida, tant'è che in altri paesi ci sono delle regole molto strette, soprattutto per chi conduce mezzi pubblici, di avere una patente speciale proprio che escluda questo tipo di patologia. Certo, Perché può portare poi ai colpi di sonno. Un riposo notturno non ottimale porta poi a una sonnolenza diurna, ma questa è giusto? esperienza comune, no? La notte che noi dormiamo poco, durante il giorno abbiamo una sonnolenza. Se noi non dormiamo mai perché di fatto l'apnea ci impedisce di dormire, più facilmente abbiamo il famoso colpo di sonno che tra l'altro è responsabile di un 30% di incidenti stradali, quindi parliamo di cifre importanti. A cosa sono dovute le Allora, le apnee sono dovute a un collasso, a apnee? un'ostruzione delle vie aeree durante l'ispirazione della notte. Cioè, quando noi ci rilassiamo i nostri muscoli, rilassiamo anche i muscoli del cavo orale dell'ipofaringe, che sono quelli che invece tengono aperte le vie aeree. Se questi muscoli si rilassano, l'ispirazione, che è la creazione di una pressione negativa a livello toracico, nel fare entrare aria fa attaccare questi muscoli, queste strutture, impedendo il passaggio dell'aria. E questo comporta, da un punto di vista meccanico, l'impossibilità dell'aria di passare e quindi di arrivare ai polmoni, e da un punto di vista proprio fisiologico del nostro corpo, che il sangue che il nostro cuore manda in giro ad ossigenarsi nei polmoni torna più scarico di prima e questo espone a una cattiva ossigenazione del cuore e del cervello soprattutto, e questo poi espone a lungo termine dai piccoli disturbi della qualità della vita che dicevamo prima fino all'ictus, a un infarto e tutta una serie di patologie molto più gravi. Vediamo anche come si arriva a una diagnosi certa, proprio perché stavamo dicendo che spesso non è facile identificarle. Ecco, infatti la diagnosi certa è difficile perché necessita di un esame notturno di vedere come il paziente dorme. Allora, siccome non è che può andare il medico, il tecnico a vedere come dorme, si monta un apparecchio che è il polisonnigrafo, che misura 8 canali di registrazione diversi, cioè la quantità di ossigeno nel sangue, la posizione del corpo, il russamento, l'attività cerebrale, e ci documenta perfettamente il livello del sonno e la qualità dello stesso. Questo è fondamentale perché ci dà una gravità e ci consente di monitorare nel tempo le modificazioni di questa pagella. E è un esame che l'unico difetto è che è costoso, in quanto è un apparecchio che viene applicato, tipo l'olter pressorio per il cuore che si mette, questo è un po' più complicato. Anche se adesso con quelle domiciliari, cioè il paziente se lo monta, va a casa, c'è il grosso risparmio che non c'è l'ospedalizzazione per questa valutazione. E che ha anche forse un sonno più naturale, più spontaneo rispetto a Ovviamente quello fatto in rispecchia di più ospedale. la Eh sì, realtà esatto. del paziente. Molte volte l'apnea è sottovalutata, quello che noi osserviamo di più è l'aspetto del russamento. Questo filmato fa vedere proprio che se noi mettiamo una valutazione della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno, dovrebbe essere intorno a 100, insieme al russamento, vediamo che piano piano questi valori tendono a diminuire. È vero che il russamento è quello che noi notiamo di più, ma è molto più pericoloso quello che succede a livello del nostro sistema cardiocircolatorio.
Poi se questo continua la discesa di questo valore fino ad arrivare a dei valori assolutamente critici in cui il paziente avrà un brusco risveglio. Spesso si ricorderà come una sensazione di strangolamento o di soffocamento, e questo è quello che noi più facilmente ricordiamo a risveglio. Ma la cosa importante è capire che la problematica non è tanto il russamento o il risveglio, è che durante la notte il nostro cervello non ha mai riposato, perché non siamo riusciti mai a scendere a quel livello di profondità di sonno che è davvero riposante. Durante la respirazione notturna noi abbiamo l'aria che entra e passa dal naso, questo è il palato molle, questo è il lugole, e va giù verso i polmoni durante la espansione della gabbia toracica. Questo è il flusso dell'aria che passa, ma ci possono essere delle ostruzioni. Questo succede soprattutto, vedete come si riduce la quantità di aria che passa, il flusso non è più quella sinusoide che abbiamo visto, ma comincia a essere frastagliato, e questo determina una riduzione di flusso aereo a costo di una maggiore espansione della gabbia toracica, e soprattutto incominciamo a vedere che l'ossigeno incomincia a calare. Questo fino a che noi poi ci risvegliamo un pochino, riparte una buona qualità di respirazione. Ma cosa è successo? Questo risveglio parziale ha determinato, come vedete, un aumento dell'attività cerebrale. Questo non è positivo, perché vuol dire che il sonno non è più riposante, che il nostro cervello si è svegliato, e quindi noi avremo una qualità del sonno non buona, non riposante, e il giorno dopo questo lo paghiamo in termini di attenzione e di qualità della vita. Vediamo lo step successivo. Nel momento in cui si è accertata la gravità delle OSAS, quindi delle apnee, che tipo di interventi si possono avere? Allora, ci sono tre tipi di approcci terapeutico. E spesso l'insorgenza di apnee è condizionata da un aumento del peso corporeo, perché questi tubi dove passa l'aria sono rivestiti da tessuto adiposo. Se noi aumentiamo il tessuto adiposo c'è un crollo del flusso, perché si restringono i tubi, passa meno aria, si crea una pressione negativa maggiore e più facilmente queste strutture vengono a essere risucchiate e collassate. Quindi il primo passaggio obbligatorio è quello di perdere il peso corporeo. Però anche qui ci sono dei dubbi, perché se io perdo il peso oggi e miglioro la polisonnografia, non so se quel peso che ho raggiunto poi sarà quello definitivo nei prossimi anni della mia vita. Perché di fronte allo spavento iniziale molti pazienti diventano bravissimi, però poi a distanza di anni si ripresenta il problema. Tant'è che alcune linee guida non considerano questa chance come terapeutica. Cioè loro dicono che il paziente deve essere considerato per quello che è al momento che sta davanti al medico, non pensare a quello che potrebbe diventare dimagrendo, perché, e questo è importante. Però su questo parametro sarebbe interessante vedere il tempo in cui il paziente ha preso peso e se ci sono state delle cause che hanno fatto precipitare la situazione. Mi sono rotto una gamba, sono stato a letto 2 mesi, allora in quel caso probabilmente ha ragione il paziente, diamo una chance nel dimagrimento. L'altro gradino che si fa è quello di andare a mettere un respiratore, un piccolo compressore che impedisce alle strutture di collassare, perché quando iniziamo a respirare soffia dell'aria ed è una cosa molto intelligente. L'unico problema è che non è ben tollerato da molti pazienti, perché al di là dell'apparecchio, che ora è molto piccolo quindi facilmente trasportabile, c'è la necessità di mettere questa maschera tipo maschera subacquea che soffia aria nei nostri polmoni, e quindi è un pochino mal tollerato, tant'è che vi è un insuccesso di questi CPAP, questi compressori, a distanza di 1 o 2 anni più del 50% dei pazienti che non lo sopportano. Abbandona. L'ultimo gradino è quello chirurgico. Io faccio il chirurgo, però per motivi medico-legali, ma anche per motivi di reale assistenza al paziente, noi arriviamo in fondo, cioè noi facciamo una valutazione iniziale su dove è la possibile ostruzione. Però poi mandiamo il paziente dal dietologo, lo mandiamo a dimagrire, lo mandiamo al compressore, alla CPAP. Solo quelli che falliscono, secondo me, hanno l'indicazione chirurgica, perché comunque noi andiamo ad alterare da un punto di vista anatomico le vie aeree, quindi per quanto sia una necessità, è comunque una chirurgia funzionale, ma una chirurgia aggressiva, e quindi in qualche modo
che deve essere, a mio modo di vedere, tenuta come ultima possibilità. E nell'ambito della chirurgia si sono sviluppate tantissime tecniche perché ci possono essere delle ostruzioni respiratorie a livello del naso, del cavo orale o della laringe, perché sono i tre punti in cui passa l'aria. E una corretta assediazione clinica, una corretta assediazione polisonnografica e una successiva valutazione endoscopica delle vie aeree consentiranno di porre la giusta opzione chirurgica, per poi avere appunto dei risultati stabili nel tempo. La valutazione delle vie aeree è un passaggio fondamentale. In questo caso vediamo durante la respirazione, una slip endoscopy, che il palato molle, questa è l'ugola vista da dietro, viene a essere risucchiata e a fare da tappo unitamente alla struttura concentrica di tutte le pareti. E questo determina un'ostruzione completa, proprio la classica forma di sleep apnea syndrome. Questa è una slip endoscopy, è una metodica che si effettua prima di fare qualunque tipo di chirurgia, proprio perché ci fa vedere con esattezza il punto del collasso e dell'ostruzione aerea. Professore, molto spesso si tenta di risolvere il problema del respiro notturno con i famosi cerottini sul naso. Possono essere una soluzione? Aiutano? Allora, soggettivamente possono dare la sensazione di un miglioramento della respirazione nasale perché hanno la capacità di dilatare le narici. Il problema è che nelle apnee la quantità di aria che passa dal naso è importantissima, ma non è mai così importante da risolvere il problema dell'apnea. Tanto è vero che la chirurgia nasale risolve un 20-30% al massimo della reale quantità di aria che passa, e quindi l'impatto dei cerottini, che sicuramente è meno efficace di una chirurgia, è da valutare con attenzione, insomma. Professore, abbiamo accennato all'inizio ai colpi di sonno, quindi una problematica anche sociale importante, e diceva che in alcuni paesi d'Europa c'è la possibilità di un controllo anche attraverso la patente e quant'altro. In Italia che proposte ci sono in questo momento? In Italia in questo momento c'è l'entrata in vigore di una norma europea in cui obbliga i pazienti affetti da patologie del sonno di tipo ostruttivo ad avere una valutazione specifica che dimostri il risultato positivo di un trattamento. Il problema è nella metodologia con cui vengono accertate queste apnee, perché a tutt'oggi non è ancora ben chiaro quali sono le procedure che un paziente con apnea debba svolgere, quali sono i medici competenti, se quelli che rinnovano la patente devono avere una competenza specifica e quale tipo di competenza, come viene certificata, e soprattutto non è chiaro quale strumentazione è in grado di certificare questa apnea. Diciamo prima che la polisonnografia è l'unico reale strumento che ci documenta in modo scientifico, ripetibile, l'efficacia o meno di un trattamento e la risoluzione del problema. Il costo della polisonografia ad oggi, se lo proiettiamo su un'ampia popolazione italiana che guida, diventa quasi proibitivo. Se pensiamo che le apnee sono diffuse in una percentuale che va dal 20% in su della popolazione sopra i 50 anni, quindi cominciamo ad avere dei numeri importanti. È anche vero però che ci sono degli studi di economia sanitaria in cui viene dimostrato che l'identificazione su una larga scala della popolazione e il trattamento della stessa comporterebbe un notevole risparmio per il sistema sanitario nazionale, sia in termini di prevenzione di patologie cardiovascolari che nella prevenzione dei costi legati a incidenti stradali e tutto quello che ne consegue, dalla mancanza di persone che vanno al lavoro, da tutta una serie di costi sociali che potrebbero in qualche modo essere migliorati. E questo è evidenziato anche dal basso numero di centri specializzati per la terapia dei disturbi del sonno che abbiamo in Italia rispetto ad altri paesi in cui questo problema è più Più sentito. sentito. Professore, la ringraziamo davvero moltissimo e poi comunque anche il buon senso, magari come sempre, che se si ha la consapevolezza di aver riposato male, di aver dormito poco, magari di non mettersi alla guida per lunghi periodi, perché questa è anche una coscienza personale, se si sa di soffrire di questo disturbo, stare molto attenti. Certamente. Bene, grazie mille, buona giornata. Grazie a lei. Grazie.